Ciao a tutti ragazzi, io sono Fed e bentornati qua in un mio nuovissimo video di Detroit Become Human. Questo è il mio sesto video, li sto registrando tutti di fila, quindi è divertentissimo. E la volta scorsa ci siamo lasciati qua con la scena del crimine, quindi direi di continuare subito la storia. Ok, siamo con Kara a questo punto. Alice. Mamma mia, ho già paura all'inizio. Todd. È pronto. Sì, arrivo. Oddio, raga, è fattissimo a questo punto. Ok, devo prendere qua il pasto, sicuro. Non c'era molto in cucina, ho fatto il possibile. Impressionante. Pasta al sugo, ci sta. Cibo servito, accendo la luce, qua c'è l'interruttore. Devo servirli, quindi acqua. Prima Delis. Strana la vita. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa, che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Oddio. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano, non si stancano, non sono mai tristi. Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Oddio, raga. Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognavi, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un impiegato del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Oddio, raga. Colpa sua. So che è colpa sua! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. Non muoverti. Come non muoverti? Cioè, questa l'ammazza, porca miseria. Se non la salvo io non so. Cioè, chi è che lo fa? Porca miseria, raga. No, è pauroso, è pauroso. Cosa sto facendo? Sto rompendo una specie di barriera nella mia mente. Proteggi Alice. Ho deciso con la mia testa. Ho infranto gli ordini. No, ragionare con Todd è impossibile. È fuori. È totalmente fuori. Devo salire subito, di fretta. Scappiamo. Subito. Sta gridando come un pazzo, ragazzi. Fa paurissima. Entriamo, 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 entriamo. Porca miseria. Mi picchierà! Scappa! Va via! O ti romperà come l'ultima volta! Scappa con Alice. Chiuditi dentro. Chiudiamoci dentro subito. Chiudiamo, 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 chiudiamo. Almeno non può entrare. Ok, dobbiamo scappare subito. Devo fare qualcosa. Cosa? Trova il modo di scappare.
Dobbiamo uscire subito. No, cara, cadremo giù. Oddio. Chiudi la finestra. Ok, non possiamo. Va bene. Oddio, raga. Oh, oddio. Attenta, cara. Oh. Vieni qui, troia. Ok, raga, mi devo liberare. Cioè, dobbiamo scappare. Porca miseria. Basta, papà, non picchiarla! Porca miseria, quanto male sei fatto. Lasciala stare! Seguila e fai come ti dico! Porca miseria. Mamma mia. Scappa. Dobbiamo scappare subito. Subito. Finiamo male, se no. Scappa, 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 che ci sta raggiungendo. Scappa dalla porta. Porca miseria. Esciamo subito. Scappiamo, 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 scappiamo. Subito. Forza, 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 c'è l'autobus. Sti autobus ci salvano sempre, è possibile? Wow. Fatta, raga. Non ci credo. Dovete obbedire. Siete miei. Ragazzi, pazzesco, non ho altre parole. Wow, wow, bellissimo, davvero. Non ho parole, questo capitolo mi ha davvero sorpreso. Terribile, quindi... Cara Alice, praticamente riescono a scappare. Pauroso, davvero, non me l'aspettavo questo finale, però... Merita davvero un sacco, fantastico questo gioco. Comunque ragazzi, per questo video posso dire che è tutto. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un like, condividete il video e spero che questo video vi sia piaciuto perché sto gioco è forse uno dei migliori che ho mai giocato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, a un prossimo video di Detroit, bella!